Eccoci qua, ben ritrovati a Una finestra sul mondo, prima puntata della seconda edizione. Siamo tornati dalle vacanze, anche voi spero che sia andato tutto bene, e adesso ricominciamo con un tema che insomma da settimane ormai che fa discutere e vogliamo parlarne anche noi ovviamente, e sto parlando del Green Pass. Sì, perché c'è tantissima confusione a riguardo, no? Dove è richiesto il Green Pass, a cosa serve? Allora cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Innanzitutto il Green Pass serve per accedere agli eventi, ai musei, ai ristoranti, alle palestre, alle sagre e fiere. E poi è necessario per poter usufruire di aerei, navi, traghetti, treni ad alta velocità e pullman che collegano più di due regioni. Inoltre bisogna avere il Green Pass per accedere alle RSA ed è richiesto a tutto il personale scolastico e agli studenti universitari. Ovviamente sono esentati dal Green Pass i bambini con età inferiore ai 12 anni e a tutti coloro che non possono fare il vaccino per problemi di salute. Quindi questo, insomma, ovviamente i bambini non possono fare il vaccino, quindi non possono avere il Green Pass. Ma appunto Green Pass e vaccini sono due temi strettamente collegati. Infatti in Italia i vaccinati con tutte e due le dosi sono più di 40 milioni. Purtroppo però molti rifiutano ancora il vaccino per insomma i motivi più disparati. Oltre ai Novax ci sono anche i No Green Pass, e pensate che negli ultimi mesi sono nati almeno 41 canali e moltissime chat su Telegram, che è questa piattaforma social, contro i vaccini e i Green Pass. I componenti di ciascun gruppo di questi canali si aggirano intorno ai 5.000 iscritti. E vediamo insieme un po' quali titoli di questi canali. Vax, le cavie siamo noi, oppure come Don Chisciotte contro la dittatura sanitaria. Questi titoli molto particolari. E poi pensate uno che davvero fa riflettere: studenti / tirocinanti di medicina, non obbligo vax, no pass, resistenza. Insomma, uno di questi canali, Basta Dittature, ha indicato, pensate, sul proprio canale i numeri di telefono di politici, virologi e giornalisti. Questo è un fatto gravissimo, perché il numero di cellulare è un dato personale e così facendo viene messo pubblico, quindi tutti possono poter vedere il numero di telefono. E per questo motivo appunto la Procura di Torino ha emesso un decreto di sequestro con l'accusa di istigazione a delinquere, aggravata dallo scopo di commettere delitti di terrorismo e dall'utilizzo di strumenti informatici per la diffusione di dati personali. Quindi insomma speriamo che al più presto questa chat venga sequestrata e insomma che non si verifichino più delle cose del genere. Però comunque da mesi ormai che insomma su tutto il territorio nazionale ci sono proteste contro il Green Pass, contro i vaccini. Però sappiamo, è successo qualche settimana fa, no? La protesta contro il Green Pass per salire sui treni, era appena stato emesso appunto questo decreto che il Green Pass serviva per salire sui treni, e quindi c'è stata questa protesta in tutta Italia, ma sappiamo benissimo che è stato un vero e proprio flop. Pensate che a queste proteste c'erano più giornalisti e poliziotti rispetto ai manifestanti, quindi insomma questo vuol dire che tutti dietro una tastiera sono capaci a scrivere, poi dopo insomma di fatto è così. Ebbene, allora è tornato dalle vacanze anche il nostro caro e vecchio, inviato, è tornato al mercato di Rivarolo, ha fatto due domandine alla gente proprio su questi argomenti, ha chiesto ad esempio se sono favorevoli o meno al Green Pass, se sono d'accordo con l'idea di introdurre l'obbligo vaccinale e molto altro ancora. Quindi vediamo questo servizio e poi ne parliamo insieme. È favorevole o meno al Green Pass e perché? Sono favorevole perché penso che usciamo prima da questa situazione. Ero un pochino contro i vaccini all'inizio, non lo volevo fare per il motivo che non è testato, quindi hai un po' di paura. Però poi l'ho fatto e spero che tutti lo fanno per uscire da questa situazione che non ce la facciamo più. Che noi siamo, io sono toscana, cioè sono nata qui ma sono toscana e anche lì siamo messi male.
con le ditte e con tutto il resto, i lavori, i negozi che chiudono. Favorevole, perché così almeno ce ne libereremo forse di questa malattia. È giusto, è giusto. Ah, favorevole se viene sfruttato in maniera adeguata, nel senso che adesso se tutti hanno il Green Pass, cioè chi ha il Green Pass può fare delle cose, allora a questo punto si possono fare i concerti, si possono fare tutte quelle attività che effettivamente sarebbe il caso che riprendessero. Non favorevole. Perché comunque mi sembra un'obbligazione togliere la libertà. Certo, per la protezione di tutti. È una sicurezza, no? Io sono favorevole al Green Pass perché è giusto che lo facciano tutti e lo mettono obbligatorio, perché è giusto vaccinarsi e togliere la pandemia che abbiamo avuto per un anno e quindi per 2 anni là, quasi. Secondo lei il Green Pass limita la libertà individuale? No, secondo me no, perché comunque se si crede in una cosa è giusto che vengano fatte delle regole e soprattutto che vengano rispettate da tutti. Sì, se la dobbiamo guardare da quel punto di vista sì, però è necessario per svolgere normali attività. Sì, cioè bisogna essere comunque liberi di poter decidere sulla propria salute. No, protegge. Libertà, sì, anche la libertà individuale, sì. Però con restringimento di fare il vaccino anche, per poter anche uscire, per fare girare il commercio e tutto, quindi. No. Assolutamente no, cioè, a me dispiace il fatto che lo mettono come obbligo per entrare nei locali, perché penso alla libertà delle persone che magari non vogliono fare il vaccino, quindi vengono limitate. Questo a me dispiace molto, non mi piace obbligare le persone a fare cose che non vogliono. Però è anche vero che dobbiamo fare qualcosa, ognuno nel nostro piccolo. Bisognerebbe estendere il Green Pass anche per accedere ad altri servizi? Sì, purché i servizi ci siano. Sinceramente no, non sono d'accordo, però non sono io che decido, di conseguenza prenderò le conseguenze. Sarò a casa e via, non posso fare diversamente. Ma su questo non saprei, bisognerebbe valutare quali servizi. Però nella misura in cui se tutti lo fanno è una protezione per tutti. Sì, per mio conto sì, dappertutto. Lì veniamo in un discorso complicato e più che altro politico, perché poi si rientra anche nella politica in questi discorsi qua. I medici sbagliano che non si vogliono vaccinare chi non vuole, perché comunque vanno contro alla loro scienza, quello che hanno studiato, quindi dovrebbero essere i primi. E far perdere il lavoro chi non si vaccina dispiace, questo sì, però così è. Se lo mettono come legge, come regola, così è. Essendo favorevole, per me dovrebbe esserci in qualsiasi ambito, quindi sì. Farebbe una terza dose di vaccino? Al momento no, non me la sento, ho paura di tutti i sintomi che ci possono essere correlati e quindi al momento no. Quello che chiederanno, sì. Se devo farla, sì, sicuramente. Se ce la farei il richiamo, sì, se no non sono servite niente le prime due. Sono anche stata male, quindi sarebbe stato inutile. Sì, se me la fanno, sì, sì, assolutamente. Se sarà richiesto, sì. Per me e per la società. Ed è giusto, secondo lei, rendere il vaccino obbligatorio? Certo, per i motivi di prima, cioè chiaramente ci saranno delle esclusioni se per motivi di salute, per motivi altri, però sostanzialmente penso di sì. Sì, io sono d'accordo con quello, sì, è giusto anche, perché come abbiamo fatto sempre i vaccini per i bambini, prima di entrare a scuola e anche con il morbillo, e quindi è giusto che facciamo anche questo. Sì, alla fine se non si vaccinano tutti, sì, l'unica è obbligarle, purtroppo, anche se non sarebbe giusto, però bisogna farlo, quindi sì. Sì, i vaccini esistono da sempre, è giusto che anche questo sia obbligatorio. No, non sono assolutamente d'accordo, no, cioè secondo me bisogna poter scegliere. Non deve essere un obbligo. Sì, perché sennò la gente si fa del male per evitare il vaccino, quindi, e fa del male alla comunità, per cui sì, sono d'accordo. Bene, allora vediamo un po' di fare una sintesi delle risposte dei nostri intervistati. Allora, la maggior parte è favorevole al Green Pass e ritiene che debba essere esteso anche per accedere ad altri servizi. Lo ritengono quasi tutti uno strumento valido per uscire dalla pandemia e non uno strumento che limiti la libertà individuale.
Poi l'idea di fare una terza dose mette d'accordo quasi tutti. Sappiamo benissimo che qualche giorno fa, è notizia appunto di poco, l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha dato l'ok per procedere con una terza dose per i più fragili con appunto i vaccini Pfizer e Moderna, e quindi si partirà dalle persone più fragili e poi piano piano lo dovranno fare tutti. E infine i nostri intervistati sarebbero d'accordo con l'ipotesi del governo di mettere il vaccino obbligatorio. Quindi. In tutto questo però una persona ha detto di non fare il vaccino perché ha paura e si è detta anche contraria al Green Pass perché limita la libertà individuale. Beh, guardate, io a questo proposito vorrei concludere con una frase del professor Roberto Romboli, costituzionalista all'Università di Pisa, che qualche giorno fa in un'intervista al Giornale Repubblica ha affermato: il Green Pass non è una limitazione delle libertà, ma è una condizione per esercitare certe libertà in una situazione di sicurezza. Bene, grazie per averci seguito, ci vediamo giovedì prossimo e alla prossima. Ciao!